Amici di The Amici. Sono arrivato giusto. Ormai è di casa, ce l'abbiamo sempre qui a commentare il nuovo gameplay di WWE 13, che a breve, però arriverà il 14. Che hai visto chi hanno aggiunto? Ho sentito voci. Hai sentito un po' leggende su leggende, sempre quelle. Ultimate The Warrior. Ultimate Warrior. Aggiunto. C'era dai tempi, sì, però. Sì. Oh, io non l'ho visto. Se vuoi dirti qualcosa su The Ultimate Warrior, lì non. Oh, The Ultimate Warrior è stato un grande, grande. Per carità, hanno toccato tutto, ma non The Ultimate Warrior. Cioè, hai visto il video, il trailer, proprio dove è stato lui aggiunto? No. Hanno fatto un trailer con lui vecchio, però ancora con tutto tatuato, straincazzato, entra nel. Me lo son perso. Entra nei. Le entrate di Warrior erano. Entra da. Si apre l'ascensore, entra dentro, se non mi sbaglio era l'ascensore, entra dentro nello studio dei programmatori, spacca su tutto, prende i programmatori, li lancia, che urla. No, quello lì è stato un bel trailer. Intanto, come avete visto, c'è il match che si presuppone si terrà a SummerSlam. Si presuppone. CM Punk contro Brock Lesnar. Si presuppone proprio qua, perché purtroppo abbiamo ancora CM Punk, non si sa la scaletta, non è ancora stata uscita aggiornata la scaletta ufficiale del diciamo. Esatto. L'unico match ufficiale è quello tra John Cena e Daniel Bryan, che abbiamo commentato prima. Sì. Esatto, questa è una delle ipotesi. E mi sa che ci sarà, perché abbiamo visto Brock Lesnar nella puntata di Raw dopo il pay-per-view venire a prendere ammazzate il povero Punk. Sì, quindi ci sarà un motivo. Mi dispiace per lui, guarda. Ci sarà un motivo. È stato fuori, ha fatto la sua pausa per il ginocchio, torna. Non è ancora un mese che è tornato. E già si è ritrovato. Già si è ritrovato con il collo, le costole, il ginocchio ancora. Adesso non so quanto durerà. Vuoi essere il migliore al mondo? Cioè, peccati anche questo, caro mio. In effetti. Vuoi fare il figo? Prendile. Non se le tira dietro. L'Undertaker non si è mai lamentato di niente. L'Undertaker è un cyborg. L'Undertaker ti ha già detto che è fuori, da SummerSlam. È fuori, certo, ovviamente. È fuori ufficialmente. Ma te l'ho detto. Quindi per colpa il prossimo evento in cui vedremo l'Undertaker è colpa degli Shield. Sarà WrestleMania. È colpa degli Shield. Quindi altri gameplay così con il mio commento non ne vedrete più fino a WrestleMania, perché io ci sarò solo ed esclusivamente. Io per contratto sono come Brock Lesnar. Io per contratto vengo a commentare solo quando c'è l'Undertaker. Non c'è l'Undertaker, ma non mi vedete. Infatti a Money in the Bank io non c'ero. Hanno messo JBL a commentare al mio posto. Grande scelta. Grande scelta. Ecco l'entrata solita dello spaccaculi. Mamma mia, che bestia. E un altro match. Voi mi vedete qui che smanetto. Sto controllando l'audio. Sto controllando l'audio, sto abbassando un po' il volume. E a proposito di match ufficializzati e non, probabilmente, secondo i miei ragionamenti, vedremo anche un Ziggler contro Big E next. Probabilmente, visto quello che hanno messo in scena. A Raw. E parte incontro in modo drastico per il povero Punk, che è stato lì proprio Punk, a guardarlo. Il povero è sempre. Cioè, non ho capito, preso CM Punk è rimasto lì a guardare il carro armato mentre gli andava in punto. Non l'ha partito lanciato a 100 all'ora, lui è rimasto lì a guardare. E se l'è preso diretto. E anche questo. Non parte bene Punk. Qua si vede subito che sulla carta è a favore. Quando mai è partito male Brock Lesnar? Mai. Brock Lesnar parte sempre così, spacca tutto, dopo la fine il suo modo di fare deve vincere subito, perché più l'incontro si allunga, più Brock Lesnar comincia a perdere colpi, perché l'ossigenazione di Brock Lesnar è una roba pazzesca, lui parte bene subito, dopo i primi 5 minuti è già lì che è andato, lo si è visto anche nell'incontro contro Triple H. Hanno fatto un incontro che insomma ormai vedi adesso qua CM Punk si riprende il controllo del CM Punk ha capito questo calcio volante, arbitro sempre mai chiosa, è sempre lui che non fa niente, è un manichino fermo. Speriamo che nel prossimo l'arbitro sia più coinvolgente al match. Ma sai,
adesso essendo diventato general manager, un ex arbitro, darà più spazio anche agli arbitri, li farà divertire un po', e che ne so. Guardalo, che se si va da un angolo all'altro. E ho visto comunque il gameplay del gioco nuovo che uscirà, la grafica, sai che mi sembra peggio di questa. Già questa non è proprio esaltante. Esatto. Ci voleva qualcosa di più, ovviamente, fare il prossimo. Vediamo qui intanto la brutalità di Brock Lesnar. Spero di vedere un po' di sangue. Sì, perché qualcuno mi aveva detto: ah, con l'arrivo di RVD si vedrà del sangue, è pieno. No, si è visto più del solito, dai. L'unico sangue che ho visto, te l'ho detto, è quello di CM Punk. Un po' lema, perché nell'incontro dove c'era RVD non si è visto sangue. Io non so dove abbia preso lui il taglio, dove abbia picchiato ste testa di cavolo che ha. Perché? Io ho visto l'immagine, ce l'ha qua. Sì, ma era un tagliettino, non si. Non si vedeva. No, tagliettino, insomma. Non si vedeva. Vabbè, non si vedeva come rispetto a quello di CM Punk, ho visto di più così, CM Punk. E poi anche lì il pubblico idiota. Cioè, tutto rispetto per il pubblico, ma mi sento un po' poleman ad area del pubblico idiota. Cioè, è un pay per view, è un ladder match incontro a scale. Va bene che c'è RVD, però il pubblico che cantava tutto in coro: we want table, we want table. Sì, non ho sentito quello. Sì, c'era il pubblico che continuava: we want table. Ma sempre quello, li sentivi anche che in coro ICW? No, no, cioè, quello non l'hai sentito. Io ho sentito che dicevano we want table perché mi è stato fatto notare da JBL e Michael Cole sotto un commento che ridevano. JBL e Michael Cole così proprio. No, loro se la ridevano e l'altro gli fa: cosa c'è da ridere? E lui fa: senti il pubblico, we want table, we want table. E non si accontentano delle scale. È un ladder match, vogliono anche il tavolo. Ma cosa vuoi di più? E lì tutti che. Cioè, sta roba, dai. Sì, ma partivano anche i core ECW, ECW. Ma sì, solo poi, perché è tornato RVD, ma sì. Tu ti sei perso Raw. Il match tra Rob Van Damme e Chris Jericho. Oh, l'ho visto un po', poi mi andavo avanti, non mi. Bello, bello, bello. Ma tutto. So. Rob Van Damme è corto di fiato. Dopo un po'. Fatica anche lui. Ma lì voci passati le voci 32. Che circolano. Vabbè. 41. Brock Lesnar 36. 36 sì, quest'anno. Li ha compiuti l'altro giorno. L'età di John Cena, Brock Lesnar. E CM Punk invece sai quanti ne ha? 33. Si vede che è più giovane. E comunque è stato un bel match quello lì tra Rob Van Damme e Chris Jericho. Che Chris Jericho adesso non lo vedremo più, perché riparte con il suo tour. Meno male. Tour dei Fonzi lì, non so chi sono. Parte a cantare, quindi per un po' non lo vedremo. Bon Jovi dei poveri. Sperando ancora che lo vediamo. Attenzione qui, vediamo un po' così perché si sta. Era una mossa strana questa, un po'. Watch out! C'è il video un po' scatto adesso, infatti, era come quando guardavo io in streaming. Era così. Beh, vi spiego, ragazzi, che adesso l'avevo già registrato in precedenza il gameplay, quindi lo stiamo guardando dal computer e ogni tanto va un po' a scatti l'immagine. Bene, bisognerebbe diminuire questa bella spiegazione. Bisognerebbe diminuire la qualità del video, ma dopo lo vedremo a pixel. È meglio vedere così e ogni tanto a scatti. Attenzione, intanto sentiamo i commenti dei nostri tuoi amici. Ma guarda, ma Taz dovrebbe tornare. Voci dicevano che tornava. Intanto al pay per view ho avuto l'onore di rivedere Cabreras. Carlos Cabreras, colleghi di lingua spagnola. Era un bel po' che non li sentivo più. Sì. Erano lì in parte, li hanno anche presentati. Sempre loro, gli amici Carlos Cabreras. Cabreras che era vicino a Taz. E Taz, vabbè, Taz tornerà. Tornerà Taz perché
voci danno che ormai la TNA, sta perdendo acqua da tutte le parti. Esatto, licenziamenti su licenziamenti. No, no, non sono licenziamenti. Ma stanno licenziando. Se ne vanno, non è che licenziano, se ne vanno loro. Sì, sì, molti atleti se ne vanno perché non vengono pagati. E allora mollano il contratto e vanno via. E tanti hanno già mandato gente a tastare il terreno di qua in WWE. È meglio per la WWE. Ci saranno, hanno detto che ci saranno molti ritorni di gente ex WWE anche che tornerà. Quindi Matt Morgan, Kurt Angle. Kurt Angle è ancora di là però adesso. Ma voci lo danno Kurt Angle, Jeff Hardy. Ah, Jeff Hardy non so se lo ricordiamo qua ancora. Jeff Hardy con la droga così l'hanno buttato lui fuori. Lui vorrebbe... No, no, se lo tengono la TNA Jeff Hardy. Non so se allora il buon Triple H si è preso... Il buon Triple H, Triple H è un coglione. Se ha ripreso RVD, riprende anche Jeff Hardy. E RVD, non so se rendo l'idea, ma è da WrestleMania che è dietro con sto ritorno. E Triple H l'ha tenuto lì fino al Money in the Bank. Quindi adesso dovranno valutare anche l'opzione di riprendere, di riaprire le porte per tutta questa gente. Matt Morgan, Kurt Angle, Jeff Hardy. Ci vediamo bene. E anche gente, i Dudley. I Dudley che ormai hanno i capelli bianchi. Non ce li hanno anche i capelli. Esatto, però spaccano. Spaccano, sì. E un'altra cosa volevo chiederti. La Wyatt Family. Ma perché, una cosa che voglio chiederti io, perché tutte le volte che ci ritroviamo a commentare un incontro noi non caghiamo più l'incontro e parliamo di tutt'altre cose? Ma perché, allora dimmi te un po' di mossa. Se commentiamo un po' l'incontro gli amici a casa sono contenti. Allora commentiamo, allora attenzione qui. Qua lo riattaccano con un salame, è già la seconda volta che vedo una cosa del genere, anche prima con John Cena. Fa molto di moda. È una mossa, no? La mossa del macellaio, non lo so. Comunque diciamo che stanno durando tanto invece. Questa troppo, volta... Troppo. Questa infatti vedi che Brock Lesnar è già... È già stacchino, attenzione! Eccola la Brutus Slip che arriva! Eccola! E va a segno! È arrivata a segno! E va a segno una bella ginocchiata, forse per quello che gli fa male il ginocchio. Ginocchiata, si chiama il Brutus Slip. E vai a dormire. È la Brutus Slip. Ma sì, ma gli danno una ginocchiata in testa. Sì, non è che... Lì va a segno la, la ginocchiata, la Brutus Slip. Sì, chiamiamole mosse per come sono, no? Ma sai che io sono un po' come... Però ti dicevo che l'incontro più si prolunga e più Brock Lesnar, vedi che comincia a essere stanco, si vede, guardalo, lo si vede, non è più come prima quando è partito bello fresco. Un po' tutti. Vabbè, lasciando perdere CM Punk è uno straccio, e di nuovo, Come la chiami questa mossa invece? Questa non ha un nome, la mossa del macellaio. Mossa del macellaio. Ce l'ha un po' della scimmia il nostro Brock Lesnar. Attenzione, vediamo cosa in mente di fare. Una presa. Lo lancia di nuovo al paletto. E la ribalta invece CM Punk. E attenzione qui, ragazzi. Si fa con un suplex dal paletto. Dalla terza corda. Mamma mia, che potenza. Se questo è quello che vedremo anche a SummerSlam, ragazzi, è un paper Punk, ma mi sa che non sarà così, perché insomma, vedere Brock Lesnar che le prende così da un CM Punk, non le ha prese così neanche da Triple H. Una headlock. WWE fans, la Wyatt Family, Wyatt, non ho ancora capito come pronunciarlo. WWE fans continuano attenzione, a guardare il loro best in the world. Qui mi ricordo il suplex. Mamma mia, questo manco i tempi dell'ICW lo vedevamo. Questo fa male, sì, ma fa male a tutti e due. Infatti, Brock Lesnar sale. Cosa gli è venuto in mente a Brock Lesnar di fare una cosa del genere? Spettacolare, sì, però cavolicchio, qua non rientrano più, vabbè. Qua vedremo forse la fine del match. Forse, sicuramente. Siamo a che numero siamo, silenzio? Ormai è entrato. 5. 5. Brock Lesnar ormai. Ma se finisce così è proprio una 6. 7. Ma per CM Punk mi sa che
costole, gambe, spalle, tutto il ormai è andato. C'è una tipa lì che... E... Niente. E l'arbitro e finisce l'incontro in questo modo. La fine, Brock Lesnar vince il primo match, che però vediamo che finisce con no, count out è già secondo. Sì. Però questo qui è stato molto figo. Vediamo un po' le fasi salienti, visto fasi che non abbiamo sentito molto. Ci fanno vedere già il qua. Suplex. Non l'hanno neanche fatto vedere. Speriamo che nel prossimo WWE 14 facciano vedere un replay migliore. E... se no li chiamiamo noi, gli diciamo come sistemare le cose. Perché il replay del conteggio non mi serviva. Vabbè, esulta. CM Punk si è ripreso adesso. Esulta ormai. Anche lui, non so. Troppo tardi. Ho vinto io. Funziona il cane rabbioso qui. E CM Punk richiamava. Chissà se finirà così anche a SummerSlam. Secondo te chi vince? A SummerSlam? Per me le prende. Punk. Siamo in due, anche per me le prende. Salutiamo i nostri spettatori. Salutiamo lo scimmione. Ciao. E ricordiamo di lasciare un voto, commento. Come sempre, anche un commento per... oggi è tutto. Commentate, spero. Anche le cagate che diciamo, se vi suona strano qualcosa fatecelo notare. Anche esatto. E noi siamo qui apposta. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Ciao. Ma chi cazzo è che ha spento la luce?